La prima cosa, e non deve essere assolutamente una giustificazione, ma l'atteggiamento degli arbitri di questa sera è stato per me inqualificabile. E poi chiudo la parentesi, la scrivo così, detta e fatta. Hanno creato una situazione in partita e hanno permesso determinate cose per cui se, a mio avviso tutta la partita poi si è innervosita, si è protratta male. Per cui. Però adesso lasciamo stare questo e pensiamo a quello che abbiamo fatto noi. Il numero delle palle perse, cioè quindi gli errori, il ritmo che abbiamo portato nei primi due quarti ha condizionato tutta la partita. Quindi credo che molto dipende di peso da noi, da quello che abbiamo fatto noi, dagli errori che abbiamo commesso. Troppi giocatori questa sera, a mio avviso, erano sotto lo standard abituale, con un ritmo molto più basso, distratti, quindi questa è un po' la cosa grave della serata. Nel complesso ovviamente ci dispiace perché era uno scontro importante, era molto importante e questo poteva lanciarci in una situazione di classifica sicuramente ottimale. Al contrario invece c'è da stare là, insomma, come prevedibile, andare avanti a braccetto fino in fondo, tutti quanti. Le due assenze forse hanno fatto sì che nella testa di qualcuno la partita fosse un po' più semplice di quello che... Di sicuro da una parte provocano la grande tranquillità, perché è chiaro dall'altra parte, parlo di un avversario che si trova in una situazione del genere, chi gioca e va in campo sa che può stare tranquillo perché tanto difficilmente esce, non c'è concorrenza, quindi c'è un aspetto di tranquillità da parte dell'avversario. Da parte nostra io non credo che sia stato questo, sia stato un po' in generale il fatto di aver vinto le ultime partite, probabilmente... Ripeto, ma questo non è stato per tutti, è stato per qualcuno, forse qualcuno con poca esperienza, qualcuno magari con esperienza ma non tale da dimostrarla poi nel campo, si sono fatti prendere da un ritmo di partita troppo basso. Abbiamo fatto le cose con troppa sufficienza nei primi quarti, perdendo molti palloni, sbagliando, addirittura molte volte non tirando. Abbiamo letto male, c'era la possibilità di fare davvero tanto. Secondo me invece abbiamo subito la loro difesa. Poi dove arriva il nostro demerito e dove c'è una partecipazione arbitrale a quello che è un metro che oggi sinceramente secondo me non l'hanno mai preso della partita, perché non si è capito da che parte fischiavano e come fischiavano. Quindi però tanto noi guardiamo a quella che è la nostra parte sbagliata, poi la compartecipazione dei due fischietti la vedranno gli altri. Ormai non possiamo fargli nulla, non è che possiamo fare qualcosa. Tanti errori, come tu giustamente hai detto, giocatori che magari non erano in serata, senza forse, però a pochi possessi dalla fine, se fossero entrati un paio di tiri da tre, Fiorentino stava lì. Sì, ma al di là di quello che siamo arrivati a due punti, lavorando tanto, in quel momento là, lì capisci un po' la serata, in quel momento lì abbiamo commesso due errori gravi, visto il momento della partita, perché eravamo arrivati a due punti dopo un recupero di 30 minuti circa, mancano 5 minuti alla fine. Quello era il momento più importante della gara, 4 minuti e mezzo circa, e lì abbiamo commesso degli errori gravi che dobbiamo imparare a non commettere se vogliamo pensare di fare qualcosa di importante. È chiaro che insomma, i lunghi magari possono essere messi sotto accusa perché si giocava contro quintetti atipici. Non è un problema solo di lunghi, è un problema generale di giocatori che sono andati in campo secondo me sotto tono, sotto quello che è lo standard abituale. Errori banalissimi, cioè in una partita che per noi è molto importante, quindi questo non è accettabile in questo senso. E l'errore ci sta, tutti possono sbagliare. È il ritmo della partita che deve essere diverso, che lo diamo noi il ritmo della partita e noi gliel'abbiamo dato il ritmo della partita. Questo è l'errore nostro di questa sera. Poi si ripercuote sui singoli, può essere un lungo, può essere un'ala alta, può essere un piccolo, si è un po' spalmata questa cosa, non è solo relativa a un ruolo, perché quello che poteva essere sicuramente un subire l'avversario perché ha determinate caratteristiche, un avversario lungo così, poteva essere anche un nostro vantaggio dall'altra parte, però non lo è stato perché lo abbiamo sfruttato male. Pensi che il capo d'Orlando probabilmente la squadra da battere di questo campionato? No, penso che è una buona squadra, come ho sempre pensato, nel completo, hanno un gran fattore campo, la squadra è buona obiettivamente, però voglio dire, secondo me è molto equilibrato il campionato.
ripeto, l'abbiamo sempre detto, Omegna forse è quella che ha qualcosa in più di tutti. Il resto secondo me siamo in equilibrio. Ce la giochiamo tutti quanti, ce la giocheremo fino in fondo tutti quanti. Dovremo andare ai playoff, ovviamente, e capendo, perché lì si deciderà il campionato, capendo esattamente chi siamo e chi non siamo. Chiaro che poi però ci devi arrivare, ripeto. Il nostro fortunatamente, almeno per adesso, è una classifica la nostra con punti molto alti, nel senso che la nostra quarta probabilmente attualmente potrebbe anche entrare nei playoff, vista la classifica. Però questi conti li facciamo a primavera, li facciamo oggi. Tolta l'arrabbiatura per gli arbitri, sei più arrabbiato per quello che non hai visto o deluso? No, per la squadra, l'arbitraggio è aperta e chiusa parentesi. Ne abbiamo visti tanti altri, ma abbiamo perso, abbiamo vinto, ma non così incisivi all'interno di una gara. Poi lo lascio da parte. Sicuramente quello che dicevo prima, una percentuale probabilmente ci sarà, ma noi dobbiamo guardare a quello che facciamo noi in campo. Stasera troppi giocatori sotto lo standard abituale, in una partita troppo importante, e questo non mi sta bene. Questo è quello che rimprovero ad alcuni giocatori, perché poi bisogna dire che non sono tutti. Ci sono alcuni che hanno lottato fino in fondo, poi si può sbagliare, si può far canestro, però il ritmo era alto, hanno provato fino in fondo a realizzare, poi si sbaglia, amen, cioè ci sta tutto. Accettiamo tutto, io l'errore lo accetto, per l'amore di Dio, capisco che si può sbagliare, c'è la serata dove si sbaglia. Non mi sta bene quando uno non si ricorda una cosa o si distrae o fa una cosa così improvvisata, perché in quel momento non si sta ricordando, quindi è distratto, sostanzialmente è distratto. Non può essere, questo non può accadere, perché bisogna amare la propria attività e farla nel modo più rispettoso possibile. Prima nei confronti di se stessi, perché la cosa essenziale è guardarsi bene allo specchio la mattina. Poi nei confronti della società, poi nei confronti dei tifosi e di tutto il resto. Ultima cosa, abbiamo parlato anche con Perdichizzi, penso che sia doveroso anche chiederlo a te un pensiero per quello che è successo in Sicilia, visto che insomma, conosci chiaro, bene quella terra. Grande solidarietà, e purtroppo cioè, in Italia queste cose accadono non solo, adesso è accaduto a Barcellona, sia Giovanni che l'assistente allenatore sono tutti e due di Barcellona, quindi sicuramente a tutta la cittadinanza di Barcellona la mia solidarietà. Purtroppo, come al solito, bisogna vedere fino a dove c'è responsabilità dell'uomo, quello che noi riusciamo a combinare, dove invece è la natura in realtà che ha fatto disastri. Poi non sta a noi dire il resto. Ci dispiace per quello che accade, è chiaro che sono brutte cose, ma non, sono capitate oltretutto anche a Genova e capitano insomma ogni anno in più parti d'Italia. Grazie coach. Grazie a voi. Coach, buonasera, Basket Inside. Una domanda, era stato provato che lei come si chiama, scusi? Io, Nino Galassi. Nino Galassi. Ah, ma era stato provato in settimana l'asse, cioè riguardo la difesa, l'asse Zanelli Benevelli. No, perché perché lei ha visto lo scout e hanno fatto sicuramente più punti. No, no, ma questo succede. Di Capodorlando era il piccherò Zanelli Benevelli. Non era solo il piccherò, era il piccherò spesso dei playmaker. Zanelli ha attaccato molto sui Carl, su situazione di Carl ha attaccato. Sono comunque due giocatori, soprattutto Zanelli è un giocatore molto forte. E bisogna dire che la partita l'ha fatta lui. Bisogna dire pure quello che gli hanno concesso, sia in attacco che in difesa. Poi è chiaro che la situazione di difesa le provi, le puoi cambiare. E a volte subisce anche l'avversario, perché se uno è forte può fare anche 40 punti se è forte, li ha fatti, poi deve farli tutto l'anno. Credo che attualmente quello che in quella squadra sta giocando di più è quello che fa più punti. Se lei se ne è accorto, visto che è così attento, visto anche che abbiamo fatto delle situazioni di difesa particolari, eppure in quei momenti è riuscito lo stesso a fare canestro in situazioni anche strane, a volte ha fatto passi. Lei se ne è accorto di quello che abbiamo fatto? Che cosa abbiamo fatto allora? No, me lo dica. No, me lo dica, se se ne è accorto me lo dica. Sì, sì, certo, io glielo dico. Io glielo dico. No, mi risponda. No, più che Zanelli era per Benevelli, nel senso che molta persone. Certo, ma difatti la sua grande facilità di tirare da fuori lo aiuta in situazioni dove i lunghi sono impegnati ad aiutare i compagni, è chiaro che hanno un timing superiore di vantaggio rispetto a quello che la difesa. Per cui lui è stato bravo in molte occasioni a prendere, a tirare velocemente, ma non l'ha fatto solo con noi, l'ha fatto in tante altre partite, perché se lei l'ha visto in altre partite, sicuramente le ha viste, perché è molto attento, ha visto che lui prende tanti rimbalzi di attacco, che fa tanti punti, quasi tutti fronte a canestro, perché è un buon giocatore, è quel tipo di giocatore lì. Poi in alcune occasioni magari non fa tutti quei punti e magari la sua squadra in trasferta non vince, però è un bravo giocatore, bisogna ammetterlo,
anche noi a volte abbiamo Carrizzo che fa 30 punti e forse in alcune occasioni ne fa meno. Quindi un conto è il discorso soggettivo, no, dell'atleta. Tante situazioni le puoi preparare quando vuoi, l'attacco all'iniziativa. Se l'attacco gioca bene e bravo, alla fine una soluzione la trova. Uno tira, poi devono essere bravi anche a far canestro. E come mai questa sera abbiamo visto poca specialità di Gramenti, cioè le difese a zona? Allora lei non ha visto la partita, perché le abbiamo fatte le miste. Perché abbiamo fatto, no, abbiamo fatto molte difese miste in alcuni momenti e in quel momento, ad esempio, uno alla fine del secondo quarto, quando hanno realizzato, ha realizzato Zampolli, ma l'abbiamo fatta anche nel terzo quarto, perché abbiamo fatto sia la difesa triangolo sia la difesa box su Zanelli. Se non se ne è accorto, quando riguarda la partita se ne accorge, perché ecco perché quelli sono i momenti dove abbiamo provato a contenere Zanelli. Però in quelle occasioni là dove abbiamo subito, se lei è stato attento, abbiamo subito magari in occasioni a rimbalzo, sono stati momenti dove abbiamo subito. Però quello che ho detto all'inizio, i grandi nodi di questa partita, i punti essenziali sono stati poi i rimbalzi, le palle perse che ci hanno condizionato tutta la partita. Il numero di tiri che loro hanno fatto stavano totalmente superiore al nostro nel complesso, soprattutto nei primi due quarti, se vado a vedere, perché comunque sono stati bravi soprattutto a due punti, ho visto che hanno tirato molto di più. Noi siamo stati cattivi lettori questa sera delle situazioni e nei primi due quarti addirittura non abbiamo tirato, abbiamo sbagliato moltissimo senza tirare. Quando lei attentamente riguarderà la partita, riguarderà anche quegli errori lì. La dico, la riguarda veramente. È certo che la riguarda, lo so, perché se mi ha detto quelle cose evidentemente la riguarda, quindi va bene così. No, io sono contento che sia un osservatore così, mi fa piacere. Sono ben contento. Quindi, grazie a voi.